Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questo nuovo video speciale, perché il titolo l'avete letto, quindi prima di scatenarvi fatemi dire la mia. Prima ancora però permettetemi di dire che si tratta di un video speciale. E perché un video speciale? Intanto per la location, per l'albero di Natale che vediamo, non è green screen, cioè realmente qui ci sono le palline, la neve finta e tutto quanto, ma soprattutto è un video speciale per la location, come vi dicevo, perché siamo a Roma, a casa mia, nella mia amata Roma, dato che come sapete se mi seguite su Instagram ogni tanto quando non sono in redazione a Sport Italia ne approfitto per scendere, per riposarmi un po' o comunque per sbrigare delle faccende. Oggi però ci tenevo a fare questo video per condividere con voi il mio pensiero sulla Juventus, ma l'avevo già fatto in passato in un video con Luca Toselli che vi invito a vedere qualora non l'abbiate ancora fatto, ve lo lascio nelle schede, ma soprattutto il pensiero su Maurizio Sarri e vi invito subito a dirmi la vostra qui sotto nei commenti perché sono curioso del vostro punto di vista, talmente tanto che vi ho chiesto su Instagram e quindi se non mi seguite ancora comunque vi invito a farlo anche per questi video qui. Vi ho chiesto di mandarmi dei messaggi vocali in direct in cui appunto fosse presente il vostro pensiero su Maurizio Sarri. Lo avete fatto in tanti, li ascolteremo più avanti nel video. Prima permettetemi di dire la mia. È un momento un po' complesso questo per la Juventus, più che altro reso tale dal pensiero, dal giudizio, secondo me un po' prematuro, da parte di alcuni tifosi che andremo adesso a contestualizzare. Va detto che l'inizio di stagione bianconero è stato difficile, non negativo secondo me, ma difficile per quanto riguarda proprio gli standard della Juve in teoria. E quindi anche per questo secondo me che alcuni tifosi bianconeri se la prendono un pochino sia con Sarri che con la squadra. Lo standard da Juventus a questo punto della stagione rispetto agli ultimi anni era quello di essere al comando, di subire pochi gol, e questi due aspetti sono un po' venuti a mancare, perché manca il primo posto, che è dell'Inter a più 2, perché i gol subiti sono un pochino, spesso per erroracci, tanti gol presi su calcio piazzato, su palle da fermo, insomma, qualcosina da rivedere negli schemi proprio del neotecnico bianconero. Oltre al fatto che sì, i gol ci sono, perché la Juve ha segnato parecchio nell'arco di questo inizio di stagione, però è anche vero che dà la sensazione di essere poco cattiva. Molte partite che negli scorsi anni venivano vinte per il rotto della cuffia, soffrendo anche molti big match, ma insomma, la Juventus di Allegri nello specifico dava la sensazione, almeno a me da casa, poi non so a voi, fatemi sapere qui sotto, di riuscire a vincere anche una partita giocata malissimo per 60-70 minuti. Poi c'era sempre quel gol. Quest'anno non sempre c'è stato, perché a Lecce, ad esempio con le piccole, nello specifico la Juventus ha fatto male. A Lecce non è arrivata la vittoria, gara finita 1-1. In casa con il Sassuolo non è arrivata la zampata decisiva, la gara finisce 2-2. Abbiamo già parlato del fattore Buffon nello scorso video. Oggi vorrei concentrarmi su Sarri, perché il pensiero, il dito puntato di molti tifosi è proprio sul tecnico bianconero. E la cosa che mi ha fatto più riflettere negli ultimi giorni e che mi ha lasciato abbastanza perplesso, che mi ha convinto, mi ha dato proprio lo step per fare questo video, è stata la seguente frase: il nostro problema è che non abbiamo un allenatore. Ecco, io invece sono completamente in disaccordo con questa frase qui e vi spiego perché. Credo che il problema, se così vogliamo chiamarlo, della Juventus quest'anno sia proprio avere un allenatore. C'è un'enorme differenza tra allenatore e gestore. Spesso le grandi squadre, il Real Madrid con Zidane, la stessa Juventus con Allegri fino alla passata stagione, si affidano a gestori, quindi sostanzialmente allenatori da grandi squadre, figure che si mettono lì, che mandano la squadra in campo dando 2-3 istruzioni, allenando sì, ma dando quelle 2-3 istruzioni perché poi in campo ci vanno i giocatori, sono i campioni a decidere le sfide. L'allenatore che cosa fa? Dà un gioco, dà istruzioni precise. L'allenatore, per capirci, è Pep Guardiola. Ora, non voglio andare a scatenare polemiche nei commenti per farvi credere che stia paragonando Sarri a Guardiola, però un minimo di paragone alla lontana ci può essere. Pensate per esempio al primo Manchester City di Guardiola. Fece male il primo anno. Arrivò al terzo posto a meno 15 dal primo, dove neanche a farlo apposta c'era la squadra di Conte, il Chelsea. Vi parlo del 2016-2017. E solo a più 3 dal quinto posto, quindi rischiò anche di non entrare in Champions League. Nelle stagioni successive il City ha vinto il campionato dominandolo, soprattutto la prima volta, la seconda soffrendo un po' di più, ma più che altro è che c'era un Liverpool che poi ha anche vinto la Champions nella passata stagione, in grado di tenere il rulino di marcia fino all'ultima giornata, però comunque anche l'anno scorso il City ha fatto quasi 100 punti, quest'anno sta faticando un po' di più, ma è fisiologico, si pensa più alla Champions. E allora voglio portare soprattutto i tifosi della Juventus a fare questo ragionamento.
ci può stare un anno di sofferenza, e quando ci si lamenta perché sì, ma chiedere tempo a Sarri, ormai siamo a Natale, e il tempo non è dare 2 mesi. Se si pensa ad un progetto, a qualcosa di costruttivo, il tempo può essere anche una stagione di transizione, in cui non mi risulta che la Juventus sia 15ª. Mi risulta che la Juventus stia comunque lottando per lo scudetto, essendo a -2 dal primo posto, dove c'è l'Inter di Conte, che è naturalmente più affamata. Non è più qualitativa della Juventus, non ha più qualità, ma più fame. E anche questo credo sia fisiologico, umano, per quanto riguarda la Serie A, perché poi in Champions la Juve è giusto che abbia fame, e mi pare che abbia comunque vinto un girone non scontatissimo, che comunque la Juventus poteva vincere, ma l'ha vinto egregiamente. E quindi vedremo che cosa succederà nella seconda parte di stagione. Quindi, chiudendo il cerchio del mio pensiero, per carità, non sono un tifoso della Juventus e non sono abituato a pensare da o vinco o fallisco, ma secondo me se la Juventus non dovesse vincere il campionato quest'anno non sarebbe un fallimento, soprattutto se poi questo dovesse portare ad una crescita europea, rendere la squadra più europea. Non dimentichiamoci peraltro che la Juventus ha molti giovani in rosa. De Ligt, uno dei più criticati giustamente anche in avvio di stagione, perché spesso si è ha lasciato un po' a desiderare, ma è giovanissimo, è alla mia età, è un classe 99, e quindi avrà tutto il tempo di inserirsi nel migliore dei modi, di crescere nel migliore dei modi. Però lo stesso tempo va dato a Sarri per inserire nella testa dei giocatori i giusti meccanismi. Se si dovesse rimanere così, e quindi se Sarri dovesse rimanere, ma onestamente non ho dubbi, sulla panchina bianconera anche l'anno prossimo, e allora sì, fidatevi che lì cominceremo, o meglio, i tifosi della Juventus cominceranno a divertirsi e la Juve comincerà a far divertire in generale in Italia e in Europa. Questo è il mio pensiero. Ovviamente fatemi sapere il vostro se non mi avete mandato vocali su Instagram qui sotto nei commenti, e adesso chi invece mi ha mandato i vocali su Instagram parlerà, e quindi sentiamo qualche pensiero. Come detto, adesso è il vostro momento, quindi sentiamo qualche messaggio vocale. Partiamo con Tony, sentiamo che ci dice. Allora, secondo me Sarri sta sbagliando modulo, perché la Juve non sa giocare col 4-3-1-2. Ok. Soprattutto con trequartista Bernardeschi, che sembra come giocare in 10, e anche Ronaldo punta. Cioè, perché un conto è... fai la punta, sì, va bene, intanto fai quei 2 goletti così a caso, però magari fai una prestazione che fa schifo, come contro la Lazio, ha fatto 2 gol e basta. Secondo me potrebbe giocare con il 4-2-3-1 di Allegri o 4-3-3, perché soprattutto Ronaldo, metterlo a S, perché a S è il suo vero ruolo. A S siamo su FIFA, 5 palloni d'oro, e secondo me potrebbe fare meglio. L'anno scorso, quando l'ha messo lì, ha fatto, penso, le miglior partite con Allegri. Tony si è concentrato molto sul modulo, e io onestamente sono anche abbastanza d'accordo, nel senso che secondo me per le caratteristiche dei giocatori sarebbe meglio utilizzare un 4-2-3-1, che, attenzione, sbilancerebbe molto la squadra, perché ci sono molti centrocampisti offensivi, e quindi se già così si concede tanto, si subisce tanto, con quel modulo lì sicuramente lo spettacolo aumenterebbe, però anche i rischi. Quindi non so, comunque sono d'accordo. Sentiamo invece che cosa ci dice Cerro 10. Per me Federico Marconi lo devono esonerare Sarri, perché non è da Juve, anche se sono romanista, per me non è da Juve questo Sarri. Così la Juve non vincerà manco lo scudetto quest'anno e uscirà agli ottavi di Champions contro il PSG. Col piede, fatto anche il pronostico, perché aspettare venerdì quando Cerro 10 ci dà il suo punto di vista? Non so, io onestamente non sono troppo d'accordo con te, però grazie per aver espresso il tuo punto di vista. Fatemi sapere una cosa più che altro, qui si parla chiaramente di apocalisse, ma se dovesse andar via Sarri, quale secondo voi sarebbe l'allenatore giusto per la Juventus? E adesso sentiamo il pensiero di Edoardo. Ciao Federico, guarda, il mio punto di vista è che a Sarri serva del tempo per costruire la macchina perfetta che aveva costruito anche a Napoli. Quindi io, fossi in Agnelli, darei fiducia al tecnico toscano, perché con il tempo e con i giusti accorgimenti potrà far giocare bene anche la Juve. Io sono pienamente d'accordo, ma lo sapete, perché ho parlato di questo per tutto il video, quindi sono d'accordissimo con Edoardo. Ovviamente gli altri pensieri li rispetto tutti, perché sono punti di vista, non credo che questa sia la verità assoluta, semplicemente un pensiero che condivido. E ora ci ascoltiamo l'ultimissimo pensiero, quello di Tommaso, che è carinissimo perché lui mi manda il messaggio vocale e poi sotto aggiunge vocale su Sarri, per evitare di farmi pensare ti ho mandato un vocale a caso. Però ok, ascoltiamolo.
Per quanto riguarda Sarri, penso che il sarrismo che si vedeva a Napoli, non abbiamo visto qualche accenno alla Juventus, però ancora non il bel calcio di Sarri, ancora la Juventus non è stato visto, magari ci sono bisogno di tempo, però penso che il calcio che il Napoli giocava quando Sarri appunto era a Napoli non è lo stesso di ora. Beh, probabile, per una questione tempistica, per una questione di accorgimenti, se vogliamo anche tattica, perché una big, diciamo che c'è sempre stato questo fenomeno, se giochi bene ti esponi più a rischi, non è detto che vinci. A questo punto direi che va trovato il giusto compromesso, nessuno chiede alla Juventus numeri da circo continui e poi prendere 4 gol a partita, però effettivamente credo che a lungo andare il gioco di Sarri sia giusto farlo emergere e credo che da parte sua sarebbe un errore non farlo emergere, questo secondo me. Comunque abbiamo finito con 4 vostri vocali, sono molti di più in realtà ma non ci sarebbe tempo di ascoltarli tutti, ovviamente vi invito a seguirmi su Instagram come vi ho detto più volte, trovate il link in descrizione ma il nome è anche a schermo, per mandarmi se volete i vostri pensieri, altrimenti qui sotto nei commenti ditemi la vostra. Vi ricordo al volo prima di chiudere di scaricare OneFootball, migliore app dal mio punto di vista sul mondo del calcio, app con cui collaboro proprio per questo motivo, è esaustiva a livelli clamorosi, risultati in tempo reale, notizie sul calciomercato, che ci siamo stiamo per addentrarci nel mercato, ci sono state già delle novità, ad esempio Gattuso, neo allenatore del Napoli, parleremo magari anche di quello, fatemi sapere anche che cosa ne pensate voi. Per il momento però limitiamoci a parlare di Sarri, che già di domande ve ne ho fatte abbastanza, siamo in chiusura, quindi grazie per aver seguito il video sin qui, ci vediamo nei prossimi giorni con nuovi appuntamenti, un bacione, never give up e bella regà!